Let's go! Bentornati ovetti su Mario più Rabbids, Kingdom Battle, Donkey Kong Adventure, sfide della barriera corallina. Nello scorso episodio abbiamo completato le sfide della laguna banana e adesso cominciamo triglie ovunque. Nel frattempo io vi invito come al solito a lasciare un mi piace / un non mi piace e ad iscrivervi al canale. Detto ciò, ho appena risolto un enorme problema. Non so se lo sapete, però lo dico adesso. Il 4 luglio avevo intenzione di fare un live di Mario Tennis Aces. È successo un po' un casino, ho beccato un copyright strike rosso, che poi mi è stato tolto perché me l'hanno assegnato completamente a caso, quindi ho risolto, ora sono tranquillo e oh mio Dio, sconfiggi 30 nemici in 10 turni se ho visto bene. Adesso, visuale tattica, intanto sono solamente zighi tropicali, va bene, qua, o meglio, questa zona qua è di Donkey Kong, quindi sto a posto, poi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qua. Si può fare, si può fare. Adesso, ho modificato alcune cose. Ho assegnato... L'ho assegnato adesso, quindi vediamo un po'. Sì, più danno di lancio per Donkey Kong, più cura per Rabbid Peach e più movimento per Cranky Kong. No, aspetta, Rabbid Cranky. E infatti Cranky ha ancora un punto che ci teniamo per prossimi potenziamenti. Poi, di armi ho assegnato a Donkey Kong... Dov'è? No, Donkey Kong secondaria, eccola qua. L'arma finale, questa qui, lo schianto a terra, anzi, lo schianta tanto, che danno aumentato contro i bestioni, non è male. Rabbid Peach invece ha anche lei l'arma d'oro, la sua arma finale. Comprerò anche questa, però non adesso. Quindi adesso, beh, cominciamo un po' la sfida. Allora, intanto li sconfiggo tutti quanti, perfetto. Quindi vediamo un po' cosa possono fare Cranky e gli altri. Ora, posso andare qua, posso poi fare una scivolata qua, e se mi metto qua sono nella posizione peggiore del mondo. Prima Rabbid Peach, allora. Ho un po' di mal di gola, chirovenia. Posso scivolare anche qua, andare qua dietro, colpire questo. Wow, quante cose posso fare alla fine. Qua non mi conviene, inoltre ci sono gli spruzzi, quindi attenzione. Qua potrebbero spingermi, se vado qua è anche peggio. Se mi metto qua dovrebbe andare abbastanza bene perché posso usare lo scudo. E quindi va bene così. Allora, tripla scivolata, non quadrupla ma pazienza. E vediamo un po' che posso fare. Posso sparare? Oppure... no, mi conviene sparare, quindi andiamo con Rabbid Cranky qua. La scivolata se la faccio qua, poi posso mettermi qua dietro, però non conviene. Conviene mettermi... nel posto più sbagliato, ossia qua. Ah, aspetta, io posso addormentare, giusto? Sì, 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 allora posso fare così e conviene fare così. Credo e spero. Ah, vabbè. Al massimo, vi ricordo, si fa un taglio finché non riesco a finire questa missione. Quindi vai, scivolata. Adesso, prima lo sparo di Rabbid Peach che sconfigge... Aspetta, prima facciamo così e finiamo questi, così sto a posto. Quindi vai con l'Hyper Mega Boom. Senza critico, ma non importa perché ce l'ho fatta lo stesso, quindi buon per me. Adesso, Donkey dove può andare? Può prendere questo? Sì. E non può arrivare nei tubi? Ah, può arrivare anche lui nel tubo? Oh oh oh! Allora abbiamo già quasi risolto, perché se prendo lui, vado nel tubo... E poi mi metto... Questo è l'addormento, giusto? Sì. Quindi mi metto qua e lancio questo qua sopra. Poi dovrei stare a posto, perfetto, quindi andiamo, dai. Abbiamo, ripeto, 10 turni. Dovrebbero bastarci per sconfiggere 30 nemici. Soprattutto se sono solamente Ziggy, anche se non credo proprio. E vai, ok, 70-70 sconfitti entrambi. Giusto, perfetto. Adesso, Cranky chi può addormentare? Un attimo, aspetta. Cranky chi può addormentare? Tutti loro. Conviene addormentarli? No. Conviene fare una cosa un po' più rischiosa, ma che secondo me ne vale tanto la pena. Anzi no, non ne vale per niente la pena. Usiamo l'occhiata e cominciamo a colpirli, ok? Conviene fare danno adesso. No, 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 sì.
Aspetta, aspetta, aspetta. L'altra arma cosa può fare? Colpire entrambi per caso? No. Qua. Neanche per sogno. Meglio sconfiggerne uno con la certezza, però... Tentare una nuoce magari fa inchiostro. Perfetto, sconfitto. Allora, di quello laggiù se ne occupa Donkey. Quindi io posso usare l'occhiataccia e abbiamo fatto. Perché l'unico attacco che Peach può fare è questo, che fa miele, quindi non spinge. E quindi abbiamo risolto il problema. Vero? Non posso più fare nulla se non difendermi, ma non conviene, passo il turno. Dai. Statue sputacchiose! Che non colpiscono nessuno, ma già l'avevo intuito. Adesso, dai. Colpiscimi. E spostati. Perfetto. Fuori un altro. Critico inchiostro colpo aureo. Ora tu ti muovi. Ma ti colpisco con la banana e ti sconfiggo. Perfettissimo così. Tu ti muovi, ma non abbastanza. Mi spingi via però, questo può essere un piccolissimo problema. Fai l'attacco quello là che non mi interessa. L'attacco tuo va dove so io, perché ti ho sconfitto quasi. Ok. Vediamo un po'. Allora, c'è un modo per mandare qua? Nah, per poco. Posso fare la scivolata, sì, è meglio. Se mi metto qua, il carretto va di qua. Giusto? Sì. E potrebbe essere la mia ancora di salvezza. Però facciamo una cosa. Dato che sicuramente mi colpiscono, andiamo prima con lo scudo. Hail! O meglio, no, shield. Poi andiamo qua. Facciamo così come dico io. La scivolata che sconfigge. Potrei anche non fare così, però voglio fare così. Se mi metto qua, ripeto, 12... Dovrebbe fermarsi qua, spero, il carretto. Perché se sì, posso colpirli appena spawnano. Quindi, buon per me. Vai. Ho detto vai, ok. Mi fa anche critico congela, ma abbiamo usato lo scudo. Ho fatto bene? Ho ridotto un po' il danno. Ah, mi spinge via questo coso. Vabbè, pazienza. Ora, questo... Ah, lo esplode. Pazienza, pensavo che non succedesse. Allora sparo normalmente, non importa. Blaster! Addio. Non importa, non importa. Allora, questo tubo dove portava, scusa? Portava qua? Peccato. Abbiamo solamente un nemico là disponibile, quindi mi porto Cranky. Questi sono bestioni tropicali che si possono muovere al prossimo turno fino laggiù. E indebolirmi, mi raccomando, mi possono indebolire, quindi attenzione. Se io vado qua, che sono protetto, posso poi mandare Cranky qui. A che serve Cranky qui? A niente. Mi conviene stanare più che altro quei nemici, no? Quindi facciamo così. No, non ci arrivo? Ci posso arrivare almeno? Se faccio così? No, per pochissimo. Forse da qua giù? No, non è possibile. Ah, è un gran peccato. Potevo fare grandi cose. A questo punto prendo cos'è? Un bestione? Sì. Prendo il bestione e andiamo via, come prima. No. Prendo il bestione. Prendo questo bestione qua. E poi andiamo via qua. Mi porta qua giù. Quindi posso poi andare qua e scoprirmi un po'. Meglio da qua, può farlo lo stesso? Sì, perfetto. Lanciarlo e dovrei scoprire almeno due nemici. Quindi, buon per me. Ricordo l'abilità di prendere i nemici. Mi spinge pure quello, vabbè, pazienza. È un'abilità che si attiva tramite una runa, quindi occhio. Potrebbe entrare Lustione e non entra, ma non importa, ok. Ora devo vedere un po' come comportarmi con questi due qua. È inutile fare quello. Rabbid Cranky si può spostare, in effetti conviene. Se faccio così, sconfiggo entrambi, però sono iper scoperto qua. Ma dovrei avere abbastanza punti vita, quindi preferisco fare così, ok? Allora, rotola pure Cranky e lancio, boom, addio. Io non posso più attaccare nessuno. Addormentarli mi sa che non funziona. Giusto? Esatto. E devo per forza passare il turno. Adesso, statue sputacchiose che mi spingono per due volte, quindi ouch. 30 danni su Rabbid Peach. Devo curarla per forza. Ok. Però almeno i bestioni non dovrebbero indebolirmi, o meglio, non troppo. Quindi potrebbe essere una cosa positiva. Ouch. Ti prego, non sconfiggermi Rabbid Peach, sennò mi arra... Dio, davvero tanto. Ok, perfetto, Cranky. Tanto posso curarmi con Rabbid Peach, è possibile. 30 danni, recupera danni. Ok, vampiro. Scudo. Tu non puoi attaccarmi, però puoi solamente indebolirmi. Perfetto, allora il calcolo è esatto. Mi indebolisce tu? Yeah.
Allora, Rabbit Peach deve subito curare. Quindi vai. Cura il 75%, quindi vai. Hyper Heal. Questo coso potrebbe essere buono, ma fa troppi pochi danni, dannazione. Ah, capita? Quindi, che posso fare io? Io posso saltare su Rabbit Peach e curarla dalla cosa. Però mi conviene a questo punto prima rompere lo scudo. Poi fare così. Fare un salto. Non colpire quelli che possono arrivare fino a dove? Ah, troppo alto il raggio. Ah, no, aspetta. Il raggio di inseguimento quant'è? Questo è movimento. Inseguimento 4 caselle, quindi 1, 2, 3, 4. Quindi dovrei mettermi qua, quindi non posso. Potrei addormentarli anche. Facciamo prima come dico io, quindi... Mamma mia, quanto sto rischiando. Non importa, preferisco fare così. Faccio più danno, quindi vai. Boom! Adesso che abbiamo curato Rabbit Peach, possiamo fare scivolate che fanno danni estremi, giusto? Perché se faccio 1, 2 e 3, posso anche fare 4. Mettermi qua e stare salvo, giusto? Sì, e poi scegliere il da farsi. Ok. Fortunatamente ho potenziato la scivolata. Mamma mia, funziona il mio audio? Sì, perfetto. Allora... questo li sconfigge. Però conviene sprecare un carretto? Sì, conviene. Adesso mi prendo Cranky, che se non sbaglio curo facendo così. Mi sposto. Dove mi sposto? Se prendo Cranky, io posso spostarmi qua nel tubo. Perfetto. Che poi mi porta qua, dove sono al sicuro in parte. E poi posso lanciare Cranky qua sopra per provare a finire quest'altro tizio. Perfetto, vai. Annullato. E vediamo un po' se riesco a finire questa challenge. Siamo qui già da 10 minuti, quindi devo stare attento. Boom! Ok, congelato. Allora. Oh, che cosa bella. Posso anche non usare il carretto allora. Pronti? Partenza. Lancio. Infuocato. No, normale. In effetti è meglio così però. Essendo normale, vuol dire che tu ti avvicini, vai nel tubo. E poi posso sconfiggerti con Cranky. Perché Cranky si può ancora muovere? No. Allora... no. A dormire potrei. Rabbit Peach non può colpire nessuno. Aspetta. Sì. Può colpire. E lo sconfigge per forza perché critico 1094 forse fa. Lo sconfigge? No, però è fermo. Quindi io posso sconfiggere te. E tu non dovresti essere in grado di indebolirmi, quindi sto a posto, giusto? Anche se faccio qualunque altra cosa. Sì, perfetto, passo il turno. Così ho anche evitato di... non sparatemi via, grazie. Ho evitato di usare la vista d'aquila, insomma. E in effetti è meglio così. Ora, tu non puoi attaccarmi. Ah, era rimasto lui. Grazie mille, non l'avevo visto, ma non importa. Ora, fai anche il giro, tanto ti sconfigo al prossimo turno. Scudo, non importa, ripeto. Prossimi nemici sono questi qua. È un peccato che questo non attiri nemici. Sarebbe troppo bello, in effetti. Allora... vediamo un po' che posso fare io. Intanto Rabbit Peach, questi che sono? Sono scudati tropicali. Il carretto può andare verso di là. Scudati sono, mamma mia. Questo lo può sconfiggere, però mi sa che non conviene farlo adesso. Allora, vediamo un po' che posso fare. Posso fare così e toglierti lo scudo. Poi, se vado qua, non ce la faccio. Se vado invece qua, non ce la faccio. Volevo fare il salto su Donkey. Ma allora aspetta, faccio così e basta, no? Burp. Basta fare qua. Poi Donkey. Questi che sono? Evocatori. Oh mio Dio. Sono evocatori, grazie. Devo stare attentissimo allora. Devo subito attivare tutte le cose che posso usare per proteggermi. Così lo sconfiggo. Se mi metto qua, però colpisco Donkey. Invece se mi mettessi qua, posso farlo lo stesso? No, mai nella vita qua. No, ma il senso ce l'ha, eh. Allora, facciamo una cosa. La scivolata la voglio fare. Poi rimbalzo su Donkey. Mi metto nascosto qua. E poi preparo le cure con Rabbit Peach. Per forza. Quindi proviamo, dai. E smash. Perché devo curarmi al prossimo turno, è obbligatorio. Così faccio inchiostro, sempre inchiostro. Sì, vai. Blaster! Ora, vediamo un po'. Questo devo per forza farlo, ma al prossimo turno. Questi sono scudati che hanno un raggio abbastanza alto, quindi siamo attenti. Spostiamoci un po' qua.
per poi andare... No, aspetta. Ho questo, ecco. Ora, scivolata. Mi vado a proteggere. Credo che qui vada bene, in realtà. Non posso curarmi, mi sono già curato. Ouch. L'altro dov'è? L'ho sconfitto? Sì, ok. Conviene fare così. È un iper rischio, ma devo fare per forza così. Sconfitto almeno il bestione. Ah, posso in effetti tirarli fuori io. Ok, tiriamo fuori almeno due evocatori, così almeno sto a posto. Se faccio qua, poi posso lanciare questo e poi fare un sacco di danni a tutti quanti, dai. Lancio 70, a uno fa 0, ma l'ho stanato, quindi va bene lo stesso. Quindi ora, la banana che fa danno sconfigge uno forse. Smash! Non l'ho sconfitto, pazienza, davvero. Peccato, un gran peccato. Rabbit Peach però può attaccare, perfetto, vai così. Boom! Critico miele. E mi sa che colpisce prima Donkey Kong, in effetti, sapete? Se faccio così, infatti, è più vicino Donkey ai due evocatori, quindi dovrebbe attaccare prima Donkey, perfetto. Quindi ho risolto, forse. Statue che mi sputacchiano via Rabbit Peach e mi spingono completamente via dalle mie coperture, grazie mille. Ok, forse finisco nei prossimi due turni, spero. Allora, tu dai... Muoviti, colpisci col fuoco e li ho sconfitti quasi, perché faccio così e addio. Perfetto. Ora, ho fatto bene a sconfiggere gli evocatori. Il problema è quello. Intanto, ouch, perché fa miele, lo sapevo già che faceva miele. Posso poi attirarli se non colpiscono Donkey Kong con il miele? E non possono, perfetto. Ah, lo possono fare, non mielarmi per favore. Ovviamente critico miele. Allora, se li attiro, li posso attirare, ma non tutti. Rabbit Peach può fare così. E poi andare qui. Ce ne mancano proprio 4, eh. Un attimo solo, il raggio d'azione quant'è? Del ritmo magnetico è di 1, 2, 3. Aspetta un attimo, giro che non ci vedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cioè vuol dire che se mi metto poi qua con Donkey posso attirare tutti, giusto? Perché sarebbero... blocca, grazie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi mancherebbero 1, 2, 3, 4, 5. Quindi devo spostarmi di 1, 2, 3, 4, 5. Quindi qua, ma non posso spostarmi qua. Quindi mi sposto qua e spero vada bene. Spero davvero tanto che vada bene. In ogni caso, ho comunque Rabbit Peach. Quindi vai. Rabbit Peach salta qua. Non posso curarmi, però dovrei aver finito. Quindi vai così con il salto. Adesso, prima di tutto Donkey Kong, ti metti qua e provi ad attirare più quanti scudati possibili. E riesci ad attirare tutti quanti, mamma mia, mi sento davvero pro. Tutti vicino a me, ti voglio tanto bene, miei cari. Adesso, posso farmi miele da solo. Non sconfiggo tutti. Rabbit Peach si è già mossa, peccato. Così non mi sconfiggo Donkey Kong. Ed è un rischio assurdo perché me lo porto a vita bassissima. Però così, facendo critico miele, dovrei riuscire a sconfiggerli tutti quanti con questo attacco qua. Quasi tutti quanti. Se... ah, aspetta, questo attacco qua. Che fa spinta 70%. E poi... ok, ho vinto. Non importa quello che succede, ho già vinto. Quindi vai. Boom, tutti quanti via. Ho sconfitto almeno 2 su 3. Tutti e 3, perfetto, abbiamo finito. Battaglia completata in 19 minuti circa. Nice. Allora, vediamo un po', ne mancano 2, quindi questa qui è molto lunga come sfida. O come mondo più che altro. Sfida completata, 1600 più una runa. Che ci servirà più avanti, ovviamente. Ok, queste sfide saranno sicuramente lunghette, quindi cerchiamo di sbrigarci un po'. Vai, prossima sfida che non ho neanche visto qual è, però non importa perché la vedremo adesso insieme. È una sfida chiamata, appena si carica il gioco, eccola qua. Ferma i trafficoni, 5 turni previsti, sono tutti molto vicini. Però mi preoccupano solamente quelli che sono più vicini ai tubi. E devo sconfiggere subito, mi sa. E ci sono solamente bestioni, eh? Allora, prima di tutto il centro battaglie. Per vedere se posso dare qualcosa a Cranky adesso. Posso aumentargli il raggio di movimento. Oppure il raggio di pistoronfo. Non si chiama pistoronfo, vero? Si chiama...
Pistorunfo. Ok, giusto, giusto. Danno da zone elevate non serve. Il movimento però è essenziale per me, quindi va bene. Gli altri due aspettano un po'. Le armi invece. Armi nuove da equipaggiare. Contro i bestioni, quindi sto a posto. Rabbit Peach contro i collezionisti, scudati, zighi, balzellosi non conviene. Arma finale contro i balzellosi. 70... L'arma finale sua è contro i zighi. Oppure abbiamo questa che fa danni estremi. Fa più danno però. E il vampiro non mi dispiacerebbe per niente. Gli zighi non sono così comuni. Sono più comuni gli altri. Preferisco questa, dai. E poi basta, ok. Quindi cominciamo un po'. Vediamo un po' che posso fare. Combatti. Allora, non ho ancora controllato in realtà. Questi qua possono muoversi abbastanza. Questo può arrivare già qua. Ok, quindi questi qua sono immediatamente da fermare. Ok, quindi focus. Gli elementi sono tutti quanti via, perfetto, non posso colpire nessuno. Cominciamo con Cranky, allora. Cranky, puoi usare Donkey per andare qua? Devi sconfiggere quel coso là sotto. Se lo sconfiggi abbiamo già risolto il primo dei svariati problemi da risolvere qua. 100% vampiro, quindi lo sconfiggo al 100%. Vai così, addio. E fuori uno. No, ti ho sconfitto! Spinta? Sì, critico rimbalzo addirittura. È un gran peccato, pensavo di sconfiggerlo. Allora, Donkey, che puoi fare? Puoi prendere Cranky e lo rimetti dove era prima? Pensa che puoi mettere, puoi farlo davvero. Ok, allora, tu metti... Credo che qui vada bene, perché così non può passare, vero? Perché così dovrebbe fare il giro? Sì, perfetto, quindi vai qua. Poi Cranky lo risposti dove era prima, ossia qua. Sconfiggi uno e forse riusciamo a fare altri tipi di danno, quindi vai. Per 3 punti vita vorrei far notare, eh. Comunque, lancio, boom, addio il balzelloso principale. Poi, Cranky... Oh, possiamo fare anche così? Oppure così? No, non conviene. Allora, Rabbit Peach poi può tornare anche su, quindi facciamo tutte le scivolate possibili e inimmaginabili. E inimmaginabili e immaginabili. Ok. 4 scivolate. Torno su e mi metto qua. Così dovrei bloccare tutti quanti i passaggi. In realtà conviene mettersi qua. Vedrete poi il motivo. Almeno per me conviene, perché poi posso mandare il carretto dove mi pare e piace. Quindi sto a posto lo stesso. Adesso Donkey Kong, cosa puoi fare tu? Ce la fai a sconfiggerlo con... No, Donkey, con la banana? No. Però poi Rabbit Peach può comunque provarci, quindi vai. Lancio! Senza ustione, ovviamente. Proprio quello che doveva entrare non è entrato, ma... Pazienza. Quindi Rabbit Peach... Ah no, aspetta, appena si muove posso colpirlo, quindi vai. Tu invece li addormenti? Meglio fare così, dai. Rabbit Peach. Questo qui può arrivare da noi? Quanti passi può fare da riuscire a 2 caselle? Quindi sarebbero... Aspetta. 1 e 2. Non può colpirci. Non può affatto colpirci. Quindi non conviene colpire noi lui. Possiamo però usare questo per colpire... Questo? Questo qua. Vai. Vai, carretto. Esplodi. Boom. Critico miele. E non fare più nient'altro. Dovrebbe bastare tutto quanto, almeno spero. Quindi tentar non nuoce. Avanti. E fuori uno. Critico vampiro. Addio un bestione. Ora tu. Addio. Adesso l'ultimo. Vai così. Ustionato. Quell'altro non dovrebbe riuscire ad arrivare da noi. Oh 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 oh. Ho fatto bene oppure ho sbagliato tutto quanto? Non dovresti riuscirci. Ok. Fiuf. Perfetto. Abbiamo risolto, eh. Perché adesso Rabbit Peach può fare tante di quelle scivolate che facciamo così. Così. Scendi giù. Scivoli qua. Ti metti qua dietro. E poi facciamo il resto. Potrei anche in realtà usare Donkey Kong per lanciare qualcuno. Cof cof Cranky. Potrei finirla anche adesso forse. Forse. Allora, vediamo un po'. Se vado qua sotto posso prendere Cranky. Allora facciamo una cosa. Cranky, fai prima tu il turno, dai. Prima Cranky, grazie. Può fare questo? Sconfiggerlo? No. Così? Lo sconfigge? Sì. Ok, quindi vai così. E boom! Anzi, spatacum. Poi posso muovermi e fare... Aspetta, no, aspetta. Doppio colpo, scivolata, salto. Mi metto qua, così Donkey può arrivarci, credo. Aspetta, aspetta, aspetta. Donkey ci può arrivare benissimo, perfetto. Quindi posso anche mettermi
qua per colpirlo. Ok. Poi sparargli non posso farlo, ma può farlo Rabbit Peach, quindi buon per me. Per me. No, va bene, Rabbit Peach spara pure. Abbiamo risolto questo... questa sfida in due turni, credo. Sì, due turni, ok. Perché adesso scendo. No, non ce la fa. Aspetta, no, sì. Posso. Devo prendere però il tubo che va poi qua. Poi torno su. Mi lancio qua. Io scendo qua, così che possa fargli un sacco di danni. Meglio qua, sì. Poi posso fare così. Fare così e poi usare il mio colpo a terra per finirlo. Wow, mi sento davvero estremamente pro. E mamma mia, fortuna che Donkey Kong può fare... com'è che si chiama? Può arrampicarsi sui muri. Altrimenti sarebbe impossibile sta sfida qua. Sconfitto? Forse sì, vai. E boom! Ciao! Forse? Vediamo un po'. L'ho sconfitto, perfetto, finito! Battaglia completata! Manca solamente l'ultima sfida. Spero sia una sfida di movimento, un po' come lo era la terza sfida della Laguna Banana, perché mi servirebbe adesso una sfida un po' corta. In casi estremi però, qual è il problema? Video di 40 minuti. Allora, vediamo un po' adesso. L'ultima sfida che ci manca è questa. Mattanza di... Ah, sono malbanane, bene, io detesto le malbanane. Quanti turni sono almeno? Quante malbanane sono? Devo sapere tutto questo, altrimenti non posso fare nulla, assolutamente nulla. Tre turni, quante sono? Una, due, tre, quattro malbanane in tre turni. Ok, allora, prima di tutto centro battaglie, abbiamo nuovi punti rune da mettere, quindi vai subito. Sul magnetismo? Potrebbe essere estremamente utile il magnetismo. Sì, vai. Ora, Rabbit Peach, salto in alto, potrebbe essere estremamente utile, tu invece niente. Armi nuove, scudati, va bene, secondaria contro i bestioni, va bene. Tu stai a posto, no aspetta. Ci sono evocatori? Però il miele, aspetta. Arma secondaria qual è? Questa? Balzellosi, critico, 70 danno da vampiro. Fa più danno questa. E conviene per forza, per adesso la metto. Poi nel caso si può anche togliere, non è nessun problema. Ok, vediamo un po'. Visore tattica, grazie. Abbiamo malbanane, malbanane e malbanane. Tante malbanane, tanto sono sicuro al 100% che cominciano prima i nemici e quindi... Combatti. Avevo ragione, perfetto, quindi andiamo avanti veloce. Sperando che non crashi il gioco un po' come gli idoli. E vediamo un po' che riesco a fare. Intanto, ok, perfetto, mi ha colpito. Questi evocatori, se non sbaglio, possono anche spingervi via, quindi attenzione. Ho ragione? Ho ragionissima, mi ha spinto via. Adesso. Summoning. Niente, ok, mi spara via un'altra volta. No, però mi fa danno. Devo semplicemente distruggere le malbanane. Poi nel caso, già lo sapete, si fa un taglio se non riesco a vincere. Il taglio ci sarà nel caso. Adesso. Ok, se non c'è stato vuol dire che sono pro. Dunque, che posso fare con... vediamo un po' le situazioni un po' più problematiche sono queste. Barile, che fa tanti danni in effetti. Un attimo solo, Rabbit Peach dov'è? Qua? Puoi fare il carretto? Puoi fare il carretto alla faccia? Vai, così sconfiggo anche gli scudati, no? Che razza di giro stai facendo? Vabbè, in effetti. Però dai, intanto esplodi. Boom, critico miele. Fatto tanto danno. E adesso 1, 2, 3. Ti sconfiggo. Non ti puoi muovere. Se mi metto qua è una cosa molto pericolosa. Se mi metto qua è ancora più pericolosa. Vabbè, abbiamo lo scudo. Nel caso posso scudarmi. Quindi vai così. Tripla scivolata. Tripla mielata. E loro non si possono muovere perché altrimenti cioè li sconfiggo direttamente. Quindi sto a posto. Ho indebolito almeno un po' le banane. Quindi scudo. Shirido. La prossima cosa da potenziare è proprio lo scudo, mi sa. Adesso, se io vado qua, posso attirarli e fare quanto? Bel po'. Sì, conviene. Allora, conviene davvero così tanto? Cranky è qua. Io posso fare una scivolata, spostarmi qua e sperare che si spostino in realtà. Perché se si spostano abbiamo fatto. Allora, questo danno qua è più alto. Quanto fa questo? 60-90. Vabbè. Questo qua fa danno, sì, ma non troppo. Comunque non li sconfiggo, preferisco fare più danno a questo, vai.
E boom! In effetti li posso addormentare. Ok. Dormi. Così sto a posto almeno con Rabbid Cranky. Al prossimo turno sconfiggo anche le malbanane. Ora, mi devo sconfiggere questo qua, mi sa. O almeno uno dei due, quindi... Se vado qua e lancio, e poi li attiro, e poi faccio il colpo, dovrei stare a posto, no? Quindi vai, 70-70. Anzi, 100 in realtà. Ora, questo qua sconfigge le malbanane. Ok, quindi facciamo una cosa. Tutti quanti a me. Ritmo magnetico. Potevo anche non usarlo in realtà, eh. Sarebbe stato meglio in realtà non usarlo, ma ormai siamo qua e quindi che ci posso fare? Tutti qua, perfetto, bravissimi. E adesso vai con lo smash. Anzi, li sconfiggo tutti quanti, forse. Mi sa proprio di sì perché li batto via. Sì, ok, l'ho sconfitto. Perfetto. Donkey Kong, sei supremo adesso. Manca nessuno. Ok, nemici, attaccate pure. Cosa fate? Gli scudati non mi possono mielare perché sono addormentati, quindi sto a posto. Tu puoi congelarmi, ok, e farmi danno. E fai un'altra volta l'occhio di falco. Non l'ho usato? Bene. Evocazione di scudati. Ah, li possono evocare anche a distanza? Saperlo prima. Vabbè, miele? No, niente miele. Questa in realtà è una cosa molto buona. Non colpirmi, Rabbid Peach. Proteggiti. Ok, colpisci anche te stesso. Ok, se mi sconfiggono Rabbid Peach, mi arrabbio un bel po'. Ok, mi ha sconfitto Rabbid Peach. Peccato, dannazione. Solamente per tutti quanti i colpi che mi hanno inviato. Ma forse riesco a farcela. Forse. Allora, danno. Mi spinge, mi colpisce. Vai, 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 vai. Tanto 50 miliardi di colpi sto ricevendo, no? Allora, che posso fare qua per provare a risollevare un po' la situazione? Questo non ci arriva. Grazie mille per avermi spostato qua, eh. Donkey dove sta? Donkey sta qua. Aspetta, così lo sconfiggo quello? Se lancio questo coso qua? Aspetta, aspetta, aspetta. Facciamo così allora, è meglio fare così. Se metto... Intanto Cranky può fare qualcosa qua. Una piccola scivolata che dovrebbe fare abbastanza. Vai così. Gli scudati parano tutti quanti il colpo però. Giusto? Però sconfiggo almeno le malbanane. Quindi vai. Boom, critico. Adesso devo vedere se Donkey può prenderli. Abbiamo ancora... un turno, quindi va bene. Prendo, mi sposto. Vado qua, forse. Ci sono altre due malbanane. Uno qua che ha 45. Che posso colpire. Aspetta, aspetta, facciamo una cosa. Cranky però poi si è già smosso, giusto? Sì, ok, quindi non può fare nulla. Allora, vediamo un po' che posso fare. Se mi prendo Cranky qua e provo a spostarmi un po', qua magari, posso andare qua, attivare la vista. Aspetta, no, conviene fare per forza così, no? Sì, per forza, non ci posso fare nulla. Qua, mi metto qua, provo a colpirli con le banane e comunque finisco. Cranky va qua e può attaccare Cranky? No, però può usare la vista. Ok, ci sto mettendo 3 anni e mezzo, però capite? Manca poco per vincere, quindi vai così. Per forza, non ci posso fare nulla. Devo mettere qua. Anzi no, devo mettere qua. Per forza? Sì. E Cranky invece va qua. E al prossimo turno andiamo di prepotenza. Davvero tanta prepotenza là. No, sì, è iper scoperto. Ma abbiamo abbastanza punti vita forse. Quindi tentar non nuoce. Inoltre abbiamo la vista e quindi stiamo a posto. Forse, forse. Tanto gli evocatori non possono evocare. Quindi potrei farcela. Al prossimo turno inoltre Donkey Kong dovrebbe anche avere il colpo speciale. Esatto, sì. Quindi vai con le malbanane. Sconfiggo tutti quanti, vai. Boom! Addio a tutti. Giusto? Addio a tutti tranne che a uno. Ah, potrebbe mielarmi. Vai subito con questo allora. E Cranky tu vai subito con quest'altro. Se riesco a non essere mielato abbiamo vinto, eh. Nemici, ok, dai. Avanti veloce. Che possono fare loro. Intanto, bam, critico vampiro doppio. Non li ho sconfitti, però ho recuperato un bel po' di punti vita. Ho fatto comunque molto bene. Allora, può mirarmi solamente lo scudato. Quindi, focus. Ok, colpo, sì. Che mi congela, sì. Il critico vampiro assicurato serviva qua, per forza. Ok, sta per evocare. E colpisce nessuno.
tu verrai beccato e colpito tutti. Perfetto. Ho sconfitto la maggior... Sconfitto la maggior parte degli scudati. Ce l'abbiamo fatta, ok? Se non mi miela. Ok, rimbalzo colpito. Però dovrei comunque raggiungere quello. Perfetto, dai. Tu provi a colpirmi ma non ce la fai. Mi manca solo un turno, dai, ce la posso fare. Dovrei avercela fatta in realtà. Ora, se faccio qua, posso... No, mi conviene fare prima con Donkey, sì, ok. Allora, Donkey, prendi questo. Giusto? 70 è più di 60 però. Quindi sarebbe teoricamente meglio prendere uno scudato e poi andare avanti. Quindi vai, prendi lo scudato. Puoi farlo? Sì, ok. Andiamo qua. Ti metti qua. Ce la fa Cranky poi? Se Cranky non ce la fa, non posso metterlo là, Donkey. Cranky, lock. Ce la fa, perfetto. Quindi Donkey va qua, lancia questo e abbiamo praticamente già finito. Ok, perfetto. Fiuf, a meno che non ho dimenticato qualche altra cosa. Ma io credo di non aver dimenticato nulla. Spero vivamente, almeno. No, perfetto. Ti sconfiggo, ti sconfiggo. Abbiamo finito, dai. Abbiamo perso Rabbit Peach, però ne è valsa la pena. Abbiamo vinto e quindi fine. 36 minuti, pensavo molto di più, quindi buon per noi. E inoltre ricordo, le sfide non hanno tanto ranking, quindi basta finirle e poi state a posto. Ok, sfida completata e rune e banane ovviamente. Quindi, nella prossima parte di Mario più Rabbids Kingdom Battle, affronteremo le sfide della... Grazie. Le sfide della giungla. Aggiungerei dove sono, perché non le ho viste prima, ho fatto un po' un giro. Credo siano queste qua nel tubo giallo. Avrebbe senso in realtà. Ah, sono quattro sfide, ok. Squalo Party, il grande inganno, stubato e sfiorato e attacco istantaneo. Ok, stiamo attenti. Ultimissima cosa che vorrei fare. So che dovrei farlo off camera. La faccio off camera. Quindi... andremo poi ovviamente nel centro battaglia domani. Ok, see you next time, baby!